Mentre le settimane passano e i vaccini in Italia arrivano col contagocce, il presidente della regione Veneto Zaia spiazza tutti e annuncia di aver ricevuto offerte per 27 milioni di dosi di vaccino pronte per l'acquisto. Il 3 febbraio la regione scrive ad AIFA, l'agenzia per il farmaco, chiedendo l'autorizzazione ad acquistarle. AIFA ci dice: dovete parlare con Arcuri. Dottor Floro oggi scriverà Arcuri, spiegherà che c'è un'azienda che ci propone 12 milioni di dosi, giusto? Ce n'è un'altra che ce ne propone 15 milioni di dosi, giusto? Ci dice che andremo a caricarli non sotto scala di Piazza Pulita o a casa mia, ma in azienda. Ci dice anche il prezzo, che non è 100% in più, 50% in più, ma sono prezzi in linea con quelli che sono stati pagati fino ad ora. Volete metterci in croce? Eccoci qua. L'accordo tra l'Unione Europea e i Paesi membri parla abbastanza chiaro. È assolutamente vietato negoziare i vaccini con aziende con cui l'Europa ha dei vincoli e degli accordi. Quindi le chiedo, quali sono le aziende, visto che tra l'altro AstraZeneca e Pfizer respingono che stiano negoziando dosi di vaccino extra? Abbiamo delle offerte contrattuali tramite intermediari per vaccini ufficiali su territorio europeo. Ma quindi parliamo di AstraZeneca, Pfizer e Moderna? Abbiamo già detto che noi parliamo solo di vaccini EMA. Voi comunque avete incontrato dei mediatori, quindi? Non tutte le aziende vendono direttamente. Se avessimo dovuto trovare i fornitori produttori, staremmo ancora girovagando per il mondo a cercare respiratori, mascherine. Però per evitare, diciamo, possibili anche truffe, sarebbe il caso probabilmente di rendere noti chi sono questi intermediari. Arcuri avrà i nomi, i cognomi, avrà tutta la disponibilità. A noi spiace di essere dipinti come quelli che vanno a trattare il mercato nero, che tra un pacco di sigarette di contrabbando portano via anche uno scatolone di vaccini, perché non è così. Non pensa che questo però ponga un problema, nel senso che diventa una guerra tra regioni? In parte ha ragione, nel senso che noi mettiamo a disposizione i contatti che abbiamo avuto e che ci hanno cercato, non li abbiamo cercati noi. Penso che valgano la trattativa per un paese, non per una regione. Crisanti ha detto che è assolutamente immorale comprare vaccini fuori dagli accordi europei. È una domanda? Sì. Ho letto anch'io. Non è immorale, secondo lei? In che senso? Non è immorale, dico. Dovreste chiederlo a Crisanti perché è immorale. Siamo stati immorali anche acquistare la macchina per far tamponi per Crisanti. Pensa, eravamo gli unici che sono riusciti a comprarsela. Ma pensa che è immorale. Zaia non sa che cos'è morale e immorale. La macchina dei tamponi era una macchina abbandonata a Londra. Io mi sono inventato l'uso, ho contribuito ad aumentare la diagnosi, a salvare vite, e adesso questa macchina è usata in tutto il mondo anche per fare questa cosa. Lei è stato molto duro su questa possibilità che la regione possa acquistare i vaccini, perché? Ma guardi, secondo me è immorale ogni cosa che potenzialmente può danneggiare gli altri. E qui ci sono due possibilità: o i vaccini sono contraffatti o i vaccini sono effettivamente prodotti dalle ditte che hanno avuto l'autorizzazione in Italia. Guardi, se sono contraffatti mette in pericolo la salute dei veneti. Io la prima cosa che farei, chiamerei INAS e farei un esposto denuncia. Ma supponiamo che questo non sia il caso, supponiamo che invece questi siano vaccini autentici. Ora, AstraZeneca, Pfizer e Moderna hanno detto che non ce n'hanno abbastanza, anzi hanno addirittura ritardato le consegne. Quindi se noi abbiamo a disposizione dei vaccini, questi sono vaccini sottratti ad altre persone, non solo. Ma comprandoli contribuiamo ad aumentare il prezzo, perché se tutti fanno come fa il Veneto, chiaramente si crea una tensione sul mercato, i prezzi aumentano e ci sono nazioni e popoli che non se ne possono permettere. Se questo non è immorale, non so che cosa veramente possa esserlo. Noi abbiamo una grande colpa, lo dico io, abbiamo reso pubblico quello che stiamo facendo. Non l'abbiamo tenuto nascosto a nessuno, perché da nascondere io non ho niente, niente. Questo non è un attacco al Veneto, ma da qui oggi esce fuori una notizia che è importante a livello italiano. Al governo andrebbe detto: i vaccini ci sono. Ma se ce lo chiedevate ve lo dicevamo anche una settimana fa, risparmiavate tempo e soldi. Bene. Ma avete visto che trasmissione avete fatto? C'è un'inquisitoria contro il Veneto. Avete deciso che è immorale, che è sperequativo, che non si fanno ste robe perché è da bambini cattivi. Cioè, lascia perdere che io venga o non venga in trasmissione, ma una nota ve la facciamo sempre avere con le spiegazioni. Fate una festa senza l'invitato. Festeggiato, scusa. Grazie. Caro Presidente Zaia,